Frutta, dolci, animali, scene di vita contadina e tanta allegria. Sono questi gli ingredienti della tradizione che ogni anno fanno riversare lungo Corso Trento e Trieste migliaia di lancianesi per il dono alla Madonna del Ponte, appuntamento immancabile e genuino delle feste di settembre. Sono 25, sì. Si era persa un po' questa tradizione, adesso lo stiamo riportando a galla perché sono tradizioni che non si possono perdere. I doni, cioè, portiamo dell'uva, della frutta, un po' di tutto. E non, facciamo di tutto per non farlo scomparire, capito? Quest'anno abbiamo preparato il carro, la cucine de campagne, cioè praticamente quando si cucinava e si stava in campagna a lavorare, che non potevi tornare a casa, quindi ci sono degli attrezzi che praticamente venivano fatti alla buona con ciò che si trovava, dei ceppi dove ci si mettevano delle pentole, insomma dei mattoni con l'abbraccio sotto e si cucinava, insomma, quindi tutti questi attrezzi un po' così, un po' diciamo proprio da campagna, non da cucina. Noi ci siamo sempre, da qualche anno, da una decina d'anni ci siamo sempre, purtroppo questo è come una volta che lo fai poi ti dispiace non farlo l'anno dopo e quindi ci siamo, per adesso ci siamo, finché abbiamo il trattore. Sono di Rovereto di Trento, avevo sposato, mio marito era di Lanciano, purtroppo è venuto a mancare 17 anni fa, però a me piace la tradizione e vengo appunto sempre quasi tutti gli anni a trovare i parenti e se mi è possibile per salire sul carro.